Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG piatosa, ma non la Chiesa sposa del Signore. Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri. Non dimenticate questo. Il Signore mai si stanca di perdonare. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. Non siate mai uomini e donne tristi. Un cristiano non può mai esserlo. Il pastore con l'odore delle pecore. E questo io vi chiedo, siete pastore con l'odore delle pecore. Che si senta quello. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, egoismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. La tratta delle persone è proprio la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. Questo è un po' la missione delle donne, delle mamme, delle donne, dare testimonio ai suoi figli, ai suoi nipotini che Gesù è vivo, è il vivente, è risorto. Mamme e donne, avanti con questa testimonianza.